La sede territoriale Pescara, Val Vibrata di ANFE, Associazione Nazionale Famiglie degli Immigrati, presieduta da Leonardo D'Ippolito, ha presentato nella sala consiliare della provincia di Teramo i progetti in corso e futuri. L'associazione che assiste i migranti e le loro famiglie si occupa di tutela dei loro diritti e di sostegno alle comunità italiane nel mondo. A presenziare alla conferenza il presidente nazionale di ANFE, Paolo Genco, che ha ricordato ai presenti la lunga storia dell'associazione ANFE. Dopo questo periodo di pandemia l'ANFE ha ripreso le proprie attività ampliando le proprie zone di influenza. La Val Vibrata e la zona di Pescara che erano ferme li abbiamo ripresi con progetti di importanza nazionale. Ma ci siamo allargati come progetti nel continente africano. Con il continente africano lavoriamo sui progetti dell'accordo di Cotonou, sono progetti di sviluppo locale che prevedono sull'agricoltura, sanità, scolarizzazione, energia, ambiente e sono progetti di importanza. Lavoriamo con 18 stati africani. La presentazione dell'ANFE Pescara Val Vibrata ha visto la partecipazione di molti esponenti del mondo culturale e scientifico che hanno voluto testimoniare il loro sostegno alle iniziative e ai progetti promossi dall'associazione. Siamo cresciuti, Teramo già c'è, esiste, e adesso quindi abbiamo aperto Val Vibrata Pescara e Provincia. Perché? Perché noi il nostro obiettivo è quello di realizzare più ANFE possibile per raggruppare tutte quelle persone che appunto dicevo che sono residenti parzialmente nel nostro Abruzzo o in tutta Italia ma che non si possono muovere. Quindi avere un organismo, un ufficio vicino alle proprie necessità, vicino ai propri geograficamente parlando è molto meglio. In questo momento devo dire che la Regione Marche ha avuto, diciamo, è stata avvantaggiata perché la Regione Marche è una delle prime regioni ad aver acquisito i diritti della la prima sezione ANFE marchigiana e quindi stanno leggermente avanti. Il nostro compito da abruzzese è quello di portare a livello delle Marche e siccome io sono molto ambizioso vorrei superare le Marche.